Top 11, sesta giornata del Fantacalcio. Stavolta sono in perfetto orario. Ti ricordo di seguirmi per altri video sul Fantacalcio, per altri consigli sul Fantacalcio e per altri video a tema calcistico. Il modulo che andiamo a schierare questa giornata è sempre il 4-3-3 per andare a sfruttare il modificatore difesa. In porta scegliamo Rui Patricio. La Roma nelle prime 5 giornate ha conquistato solamente un clean sheet contro l'Empoli. Troppo poco per una squadra che l'anno scorso ha fatto della difesa il suo punto di forza. Contro il Genoa può tranquillamente arrivare un clean sheet e una buona prestazione per il portiere portoghese. In difesa mettiamo 4 centrali. Sembra per avere un bel bottino per quanto riguarda il modificatore. Il primo che consigliamo è Malik Chau. Il Milan, dopo la bruttissima prestazione difensiva contro l'Inter in cui sono arrivati 5 gol subiti, ha conquistato 2 clean sheet, uno in Champions e uno in campionato. Il difensore tedesco potrebbe avere vita facile contro gli attaccanti del Cagliari e portare a casa tranquillamente un voto molto alto. L'altro centrale gioca nella Fiorentina. La Fiorentina sta alternando due bomber difensivi, uno in campionato, ovvero Martinez Quarta, che ha fatto 2 gol nelle ultime due partite, e uno in Conference League, che è Ranieri, che ha fatto addirittura 2 gol nella stessa partita. L'unico che non ha ancora segnato in difesa è Milenkovic. E noi andiamo a consigliare proprio Milenkovic. Nella partita contro il Frosinone potrebbe tranquillamente arrivare ad un ottimo voto e anche un bonus. L'altro centrale è sicuramente uno dei nomi più discussi di questo inizio di campionato. È il difensore centrale del Napoli, ovvero Nathan, che approfitterà ancora dell'infortunio di Juan Jesus e di Rachmani per giocare titolare al fianco di Østergaard. Viste le prestazioni non esaltanti dell'altro difensore del Napoli, sicuramente Nathan potrebbe dire la sua in difesa e potrebbe portare un voto molto alto. Io ci punterei, soprattutto perché l'Udinese ha fatto solamente un gol in campionato e non è che abbia un attacco stellare. L'ultimo difensore della lista deve riprendersi da una bruttissima prestazione nell'ultima giornata. Stiamo parlando di Danilo. Come detto, il capitano della Juventus arriva da un'orribile prestazione contro il Sassuolo. È vero che la partita contro il Lecce, addirittura terza in classifica, non è assolutamente facile. Però il capitano della Juventus ha tutte le capacità per portare un voto alto ed è anche molto pericoloso da calci piazzati. A centrocampo, come al solito, puntiamo sulla qualità e scriviamo addirittura tre trequartisti barra ali. Il primo è El Shaarawy. Il centrocampista offensivo italiano nelle ultime uscite della Roma è stato sicuramente il più pericoloso dei suoi. Sia in Europa League contro lo Sheriff, in cui è andato molte volte vicino al gol, ma anche con il Torino ha creato tantissimi problemi alla difesa granata. Potrebbe in questo turno infrasettimanale tranquillamente arrivare il classico gol dell'ex. Gli altri due nomi sono sicuramente due dei più in forma di questo inizio di campionato. Uno è Charles de Ketelaere. L'Atalanta sembra aver fatto l'affare con questo giocatore, al Milan completamente perso e l'Atalanta completamente ritrovato. Nell'ultima giornata è arrivato un 7 condito con un assist dato, un gol annullato e tantissime occasioni per andare in gol. Contro il Verona potrebbe tranquillamente arrivare il più 3, che manca dalla prima giornata. L'altro nome è quello di Antonio Candreva. La Salernitana deve assolutamente fare i punti contro l'Empoli. E l'uomo simbolo di questo inizio di stagione della Salernitana è sicuramente Candreva. Il più in forma e sicuramente il più pericoloso dei suoi. Deve assolutamente portare un bonus per la Salernitana per portare a casa dei punti. Il tridente d'attacco è formato da tre degli attaccanti più in forma del momento. Uno è Federico Chiesa, un faro nel buio nell'ultima partita contro il Sassuolo per la Juventus. Chiesa, sicuramente il più in forma dei suoi, deve assolutamente portare dei bonus per poter permettere alla Juventus portare a casa i 3 punti contro il Lecce. Probabilmente non giocherà Vlahovic per far giocare Milik e Chiesa avrà quindi ancora più responsabilità dal punto di vista offensivo, assolutamente da mettere al 1000 per 1000. L'altro nome è Zirkzee. Nell'ultima partita del Bologna ha pensato più che altro a difendere contro il Napoli. L'unico che si è reso pericoloso dalle parti di Meret è stato proprio l'attaccante olandese. Contro il Monza è da mettere assolutamente, perché ci aspettiamo una partita molto divertente e anche con molti gol. L'ultimo della nostra formazione la scorsa giornata ha fatto un bellissimo assist per il suo compagno fuori classe. Stiamo parlando ovviamente di Olivier Giroud. Contro il Cagliari il Milan potrebbe avere vita facile e Giroud potrebbe tranquillamente portare il gol che manca ormai da 2 giornate. L'attaccante francese poi è anche rigorista, assolutamente da mettere al 100%. Questa è la nostra top 11 per quanto riguarda la sesta giornata del Fantacalcio. Vi ricordo di lasciare like se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di commentare e di condividere il video e di andare a vedere anche su YouTube i video che sono usciti lì e di iscrivervi anche lì.